Siamo con Gianpaolo Alberti, allenatore della Leonessa Brescia. Cosa è andato, cosa non è andato in questa prima partita del girone bronzo? E direi che le cose che ci aspettavamo di fare purtroppo siamo riusciti a farle solo a tratti. Siamo stati un po' sorpresi dalla pressione avversaria e la mancanza comunque di due dei nostri giocatori un po' chiave per quanto riguarda il possesso di palla. Non ha suscitato, diciamo, la reazione sperata all'interno delle seconde linee, mettiamola così. E quello che è andato, sicuramente abbiamo avuto un po' di tenacia nell'ultimo quarto, abbiamo avuto un pochino di desiderio di andare avanti, abbiamo recuperato un po' di punti. Prospettive in generale per questo girone bronzo? Ma nel senso di pronostici oppure... Ma pronostici, comunque crema, le ho visti bene già a inizio anno in amichevole. E sinceramente, vabbè, non saprei darti delle indicazioni sulle altre, però l'idea è che comunque è un girone per cercare di dare una possibilità a tutte quelle squadre che sicuramente non hanno la disponibilità in termini logistici di poter fare delle selezioni su grandi numeri, ma che hanno comunque del materiale interessante, che può essere il singolo giocatore di prospetto, mettiamola così, o un gruppo di 2-3 un po' svegli e che comunque risulterebbero un po' sprecati all'interno di un campionato provinciale. In questo modo si cerca di sviluppare più contesto di squadra per favorire la crescita di un individuo ben preciso, almeno questo è come lo intendiamo noi. A proposito di prospetti interessanti, il vostro numero 9, il cui cognome corretto è Datinguino, è un ottimo prospetto, anche tenendo conto della sua presenza. Quali sono le aspettative per la Leonessa Brescia? Beh, comunque sia, è un ragazzo di cittadinanza italiana, parente di un noto giocatore che c'è in provincia di Brescia, che si barcamena tra la DNB e la C1, e resta comunque, sì, presto per parlare di prospetti o di giocatori di interesse. Sono ragazzini che potrebbero essere interessanti, dai, mettiamola così. A noi piace. Grazie, alla prossima partita. Grazie a voi.